Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. In questo video parliamo del vitto alloggio. In che senso? Eh, cerchiamo di specificare eh, quanto una badante ha diritto di avere per mangiare. Ecco, questo punto è molto importante perché eh, molto spesso ci viene chiesto, ma il vitto alloggio è un importo troppo piccolo. Ecco, vi invitiamo quindi alla lettura di questo articolo perché è un articolo molto importante e spiega in modo abbastanza chiaro eh, questo punto centrale. La cosa che ci teniamo a sottolineare in questa breve diretta è questo, che il vitto alloggio, la cifra che voi vedete in busta paga, non è una cifra che corrisponde a quanto una badante deve avere per mangiare. Okay? Il vito alloggio eh, è un importo eh, che viene definito non monetario, non viene pagato e non viene tolto alla badante, ma compare in busta paga. Ha la funzione, ha una triplice funzione. Uno viene, serve per il calcolo della tredicesima, due serve per il calcolo del TFR. E il punto 3 è L'unico caso in cui viene pagato, cioè durante le ferie. Ok, quindi se io vado in ferie, per i giorni che sono in ferie, la cifra corrispondente per il vitto alloggio mi viene erogata, ma non corrisponde all'importo che la badante ha diritto. Quindi la cosa che vi invitiamo a fare è leggere l'articolo condividerlo se lo ritenete interessante eh, se non capite delle cose non, non esitate a fare domande cercheremo anche ci servono anche a noi per capire ok ma eh, è ci fa capire cosa ha diritto una badante per mangiare ok e non è la cifra che corrisponde nel vito alloggio il vito alloggio è un costo non monetario che serve per fare due calcoli tfr tredicesima e viene erogato solo nel periodo delle ferie buona giornata Buon riposo pomeridiano per chi giustamente da contratto ne usufruisce. Salve.